Am I drunk? She felt my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Visto che la season 2 del capitolo 2 sta per finire e non è stata aggiunta nessuna città tra il capitolo 1, cioè fra la stagione 1 e la stagione 2, ho pensato di farvi vedere alcune mappe in season 2. Ho pensato di farvi vedere alcune delle città principali della vecchia stagione qui nel capitolo 2 di Fortnite. Ma prima di iniziare con tutto il video, salve a tutti ragazzi e bentornati di nuovo qui sul mio canale. Io sono Diegic e oggi, per come potete vedere dal titolo, siamo qui a farvi vedere le vecchie città che sono riuscite a creare in creativa. E qui abbiamo Palmetto Paradisiaco, Lucky Landing, che è la città giapponese, e poi qui in fondo già potete notare qualcosa che vi farò vedere dopo. Ma ovviamente io vi invito soprattutto a lasciare un mi piace, che andiamo per prima cosa a vedere come era fatta Palmetto Paradisiaco. Andiamo a vedere appunto come è fatta Palmetto Paradisiaco su questa mappa e andiamo soprattutto a vedere, avviamo la partita direttamente, così vi faccio vedere subito in maniera istantanea com'era la città. Intanto la visione dall'alto è fantastica, è fatta proprio perfetta, lo sfondo è bellissimo, me la ricordo tuttora come se fosse ieri. Il distributore, guardate che bello. La cesta è qua, me la ricordo. Poi da qualche parte qua ci dovrebbe essere, se non erro, l'hotel che tutti fa, tutti, cioè io ci andavo spesso. Eccolo qua, l'hotel 23 di Palmetto Paradisiaco. Ovviamente si può distruggere, si può tranquillamente giocare su questa mappa. Vi metterò tutti i codici di queste mappe in descrizione e spero di andare un secondo più in alto per farvi vedere soprattutto i posti. E già vedo dei rift là in fondo che dopo li andremo ad usare per vedere se realmente funzionano, non sono soltanto oggetti scenici. Ma io mi ricordo un sacco di questa città, era una delle più ambite. Io ci andavo spesso qui, che non andavo mai a Pinnacoli. Però guarda, dall'alto è fatta non bene ma di più, è fatta veramente bene. Quella piscina lì me la ricordo. Non so se il negozio di videogiochi lì giù dobbiamo andarci per forza. Non so se, ok, abbiamo il deltaplano, questa cosa non la sapevo. Dirigiamoci qua al negozio di videogiochi, qua dentro c'è una cesta appunto, già mi ricordavo bene. Non so se molti si ricorderanno di questa città, ma era una delle più belle, che cioè ci andava sempre un sacco di gente. Fino alla fine della stagione 1, cioè del capitolo 1, questa città è stata una delle più popolate secondo me. Potrei dire qualche cavolata perché non ci giocavo spesso a Fortnite, no, ci facevo soltanto le live e vedevo sempre gente qui. Comunque vediamo se riusciamo a prendere qualche arma qua, che bello che c'hanno pure queste cose. Vediamo se riusciamo a prendere intanto i rift per vedere se funzionano, che sono messi pure nei posti giusti mi sa. Quel camioncino, che bello. Vediamo se c'è la scritta. Allora vediamo se, boom, raga, è la città fatta veramente veramente bene. Io sono veramente contento che c'è gente che si impegna così tanto per fare queste map. Secondo me potevano farla pure più grande, però così è la dimensione esatta della città. Non era poi così tanto grande, ma nemmeno tanto piccola. Però ci sono gli edifici distruttibili, potete giocare qui insieme ai vostri amici, fare, sfidarvi, fare qualsiasi cosa, come se fosse una parco giochi. Io ci andavo sempre qui in parco giochi quando ancora c'era la modalità parco giochi. Vi posso assicurare che in questa città vi divertirete un sacco. Lucky Landing è una delle città, non ci andava nessuno qui in questa città, cioè però io ci andavo perché si trovavano sempre delle belle armi. C'era addirittura in fondo tipo una struttura come questa dove ti droppavano un sacco di cose e qui ti fai male. Esatto, non ti hanno messo la possibilità di avere il deltaplano qua. Se aggiornerete mai questa mappa, voi creatori, ricordatevi di mettere i deltaplani, visto che siamo in creativa i deltaplani ci possono anche stare. In ogni caso vi stavo per dire che questa qui è una mappa ben fatta. A parte che tipo nel video che avevo visto, alla quale ho preso spunto, c'erano punti buggati di questo posto, c'erano tipo delle piante, così non so che c'entra una piante. Però mi ricordo che qua sotto c'è una cesta, esatto, sì. Qua sotto c'è una cesta che andiamo subito a vedere. Vediamo, ecco, vediamo cosa ci dà. Fucile d'assalto, una cosa e un'altra cosa. Ci sono i distributori, sì. No, le bombe puzzolenti, che cosa bella. Comunque molto nostalgico il fatto di vedere le vecchie città, oramai non più giocabili in partite normali, ma bensì soltanto in creativa. È molto nostalgico per chi ci ha giocato veramente in questa città, chi ci andava a atterrare spesso, perché metti caso era una delle città preferite. Ma per farvi capire, questa città è anche fatta bene perché c'è anche la testa del coso lì. Ci sono proprio tutti i dettagli della città fatti veramente. Il coso, il distributore. Vediamo che armi è da. Grazie. Mamma mia, che ricordo pure quest'arma. Per farvi capire, è fatta veramente veramente bene. Non c'è niente da dire. E boh, cioè raga, mappe migliori di questa, ovviamente sempre in creativa, no, non ne trovate, non ne trovate. Per divertirvi con i vostri amici, sono spettacolari. Io direi di lasciare un mi piace per queste mappe, perché adesso andremo ad atterrare praticamente nelle città più richieste, più popolari di Fortnite.
niente. E ovviamente, senza che voi lasciate un mi piace, non ci possiamo andare. Quindi lasciate un mi piace adesso, che se lo fate, vi faccio vedere che subito dopo che finisco di parlare di questa cosa, ci trasferiremo direttamente o a Pinnacoli Pendenti o in una città che comunque è stata molto richiesta durante il corso delle season, che era stata praticamente congelata. Ok, finalmente, per come potete vedere, siamo tornati nella vecchia Pinnacoli Pendenti. Ovviamente qui è una zona wars con Pinnacoli Pendenti, però per farvi capire adesso andiamo un pochino in alto, così vi faccio vedere meglio il tutto e vi faccio vedere la città dall'alto, se mi riesce a fare, diciamo, una torre più alta della città. Ed ecco qua la vecchia Pinnacoli Pendenti con la torre, il palazzo centrale, che praticamente sono, è questo di qua. Io ci andavo sempre quando è che ci andavo, proprio ai tempi. Raga, è veramente fatta bene questa mappa. Non so se... Ok, adesso andiamo a prendere quel trampolino di là che ho messo prima e andiamo a vedere cosa c'è da questa parte. Comunque da quelle parti c'è anche la parte sotterranea di Pinnacoli. Se guardate bene qui sotto, Tempesta ti prego non colpirmi, c'è praticamente, la città è fatta proprio al punto giusto. È fatta non bene ma benissimo. Abbiamo pure i sottopassaggi, i negozi, ci sono pure le chest. Ciao pesce. Ci sono addirittura le chest. Potete fare tutto quello che... Vabbè, già una mappa che vi avevo proposto in live, questa qua, fatemi sapere se ve la ricordate. Ma per farvi capire, questa qui io ve la consiglio per giocare con i vostri amici, perché hanno quanto pare fissato, quindi si può tranquillamente giocare senza ulteriori problemi, senza, diciamo, bug, per la quale e uno può stare tranquillo praticamente a giocare in questa mappa. Ditemi se vi ricordate la città così per com'era. Che adesso noi andremo praticamente un po' più giù e andiamo a vedere quel famosissimo palazzo che andava a essere sempre distrutto, che se non era questo di qui, se non era, dovrebbe essere questo. Vediamo, vediamo se mi ricordo bene. Però è coperto dalla tempesta, non ci posso andare. Vabbè, sì, andiamoci. È distrutto in ogni aggiornamento, che se non era questo di qui. Stavo distrutto nella season 1, nella season... sempre ci andava sempre a ricevere qualche cosa, qualche aggiornamento, qualcosa. Cioè, raga, è la mappa per eccellenza per fare delle zone wars, queste qua. Io ve la consiglio se volete giocare con i vostri amici, stare tranquilli in solitaria. Questa mappa è perfetta, soprattutto perché vi fa ricordare il vecchio gioco, per tutti i nostalgici che ancora non abbiamo visto l'ultima città. Ancora non abbiamo per niente visto l'ultima città, che con quella addirittura qua sotto mi ricordo, ecco, ci sono, c'è un posto pure qua sotto con la chest, non so se ve lo ricordate, ma io sì. E qua abbiamo la tempesta che si muove, ovviamente la parte giù con il campo di coso. No, non me la fa vedere, non ce la facciamo. No, ok, facciamo la stessa identica cosa di prima, lasciate un mi piace adesso e andiamo a trasferirci direttamente alla prossima città, così andiamo a vedere l'ultima città oggi di Fortnite. Ok, ditemi se siete pronti a vedere quest'ultima città, che tutti, ma proprio tutti tutti, vorrebbero in gioco, tutti hanno voluto in gioco fino alla fine, che poi è stata modificata con una città con i tacos. Ecco qui, benvenuti, anzi bentornati a Boschetto Bisunto. Ed eccoci qua sulla testa del burger. Eccolo qua, il famosissimo testa di hamburger, come lo chiamo io, testa panino, come lo volete chiamare. Ecco qua. Ma è pure una zone wars? No, questo qui non è una zone wars. Eccoci qui a Boschetto Bisunto. Questo di qua era l'unico posto che, se non sbaglio, era accessibile nelle vecchie season. Questo qui era l'unico posto accessibile nella vecchia season, quando era congelato, mi sembra. Ecco qua le due chest. E adesso, se no vado a ricordarmi male, c'è anche una chest qui. Ecco qui, che io mi ricordo benissimo certe cose. C'è una chest qui. Mamma mia, che bei ricordi. Vediamo cosa c'è qui. Non si poteva entrare, mi ricordo. Mamma mia, che bei tempi questa mappa. Soprattutto questa città, che questa è sotto forma di una di zone wars, però fatta. Che ci fanno queste cespugli messe? Vabbè, qualche bug, qualcosina ovviamente ci sta di confuso, è normale. E dirigiamoci un attimo all'hamburgeria, che una volta era diventata tipo la città dei tacos, che tutti hanno odiato per questo motivo. Poi questa città, e vi giuro che anche questo posto è fatto bene. Che ci fanno questi? Anche questa città, questo, diciamo, non so come si può definire, comunque una ricreazione, una mappa molto nostalgica. Tutti vorrebbero ritornare alla vecchia città, tutti vorrebbero le vecchie cose, tutti vorrebbero tutto come prima. Però accontentiamoci di questo. Anche in questa potete giocare con i vostri amici, potete fare tutto quello che volete. È distruttibile, non è come alcune mappe che trovate, non sono per niente divertenti per giocare anche con gli amici e cose così, e fare comunque le varie cose. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, e soprattutto fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete provato queste mappe una volta che avete visto i codici che sono messi in descrizione, se ci avete giocato con i vostri amici. Soprattutto fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi siete nostalgici di queste mappe, soprattutto di queste città, di questi posti che erano bellissimi. Comunque io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Se l'avete fatto, commentate con scritto oggi, proprio la cioè le due lettere oggi, qua sotto nei commenti, e lasciate un mi piace e un commento qua sotto. Supportatemi nel negozio oggetti con il mio codice creatore, se siete nuovi ovviamente iscrivetevi, e noi ci rivediamo qui come sempre in un prossimo video.